Scafati onestamente è una squadra che avrà una versione, ci aspettiamo, diversa, perché ha avuto tempo per lavorare col nuovo allenatore. Sappiamo tutti bene che Kaya è un allenatore che ha un grande imprinting sulle squadre, sia in corsa sia in quelle che costruisce, quindi ci aspettiamo onestamente una versione anche abbastanza diversa da quella precedente della gestione Rossi, al quale ovviamente auguro le migliori fortune per la carriera, visto che è molto giovane e anche competente. E niente, una partita durissima sicuramente, perché ripeto, avranno avuto del tempo a disposizione, avranno avuto la possibilità di acquisire i nuovi dettami tecnici del nuovo coach. Mi aspetto una partita veramente difficile, noi dobbiamo cercare ovviamente di riprendere il cammino. Allora, visto il poco tempo a disposizione, perché fondamentalmente Deshaun farà 3 allenamenti, le linee guida offensive rimarranno quelle, perché comunque sia non c'è tempo per modificare, e sicuramente lui all'interno di queste linee guida sono tutte giocate basate sul pick and roll, e lui è un giocatore di pick and roll, quindi si troverà. Dal punto di vista difensivo è sicuramente abile per fare quello che sono, applicare quelle che sono le idee di Piero, quindi da quel punto di vista lì non c'è nessunissimo problema. Direi un giocatore molto intelligente, molto disponibile, che ha una grande voglia di mettersi nel sistema squadra. La parte tecnica su Domenica ovviamente ha una rilevanza limitata, visto il poco tempo con il quale lui potrà condividere con la squadra. Però direi un giocatore sicuramente adeguato a quelle che sono le richieste di Piero, con la società che si è fatta trovare come sempre pronta nel momento in cui c'è stata la necessità di fare un cambiamento. In tempi veramente brevi è arrivato un giocatore adeguato. Treyer è sicuramente un giocatore che nell'ultimo, diciamo, anno della gestione Piero ha avuto un grande miglioramento. Fisicamente, durante questo brutto infortunio che ha avuto, ha lavorato tantissimo e si vede, perché è sceso di peso, è molto rapido, non ha perso valori di forza che sono spiccati nel suo corpo. È ovvio che deve riprendere un po' di, come dire, confidenza e fiducia con il tiro, ma su tutto il resto è a posto, e quindi siamo veramente felici che sia tornato, allunga le rotazioni, dà la possibilità di riposare un po' a Benji, che onestamente è stato tirato tanto in questo ultimo periodo, e ci aspettiamo un giocatore che porti energia, e quindi siamo contenti.